Con l'intervista ad Agata Pappalardo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Agatino Malerba di Picanello, si avvia un viaggio conoscitivo della scuola catanese. L'iniziativa, promossa dal Comitato di Contrasto alla Povertà Educativa, dall'Associazione Memoria e Futuro con il sostegno della FISAC e CGL, si snoderà in varie tappe. Via via ascolteremo le voci del mondo della scuola e quelle delle istituzioni, le associazioni di volontariato, le parrocchie, gli studenti, il terzo settore, le famiglie, per ricercare insieme nuove e strutturate risposte alla drammatica piaga della povertà educativa e della dispersione scolastica. Agata Pappalardo è direttrice anche dell'Ufficio Diocesano Dispersione Scolastica e coordinatrice Tavolo 1 Osservatorio Metropolitano della Prefettura di Catania. Adesso ascoltiamo le interviste di Antonio Fisichella proprio ad Agata Pappalardo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Malerba. Allora, ci troviamo nell'Istituto Comprensivo Agatino Malerba, nel cuore di Picanello, un quartiere popoloso di Catania, composto da aree problematiche e da zone cosiddette bene. Però al suo interno è separato da una linea di demarcazione abbastanza chiara tra appunto quartieri, zone del quartiere piuttosto dimesse o comunque problematiche e zone appunto che possiamo definire del privilegio, diciamo, di una ricchezza abbastanza consistente. L'Istituto Comprensivo Agatino Malerba sorge qui appunto nell'area, diciamo, problematica del quartiere. Abbiamo con noi il piacere di intervistare Agata Pappalardo, che è dirigente di questo istituto, ma anche direttrice dell'Ufficio Diocesano per la Dispersione Scolastica, nonché coordinatrice del tavolo 1 dell'osservatorio prefettizio dedicato appunto alla dispersione scolastica e alla devianza minorile. Quindi sono almeno tre ruoli assai importanti che sta svolgendo assai brillantemente in questi anni. E io comincerei chiedendole un po' qualche notizia sulla scuola e quindi dal primo ruolo che lei riveste ormai da tempo qui alla Malerba. Agata, ti direi, da quanto tempo sei qui preside, usiamo questo termine desueto ormai però sempre valido, da quanto tempo sei qui alla Malerba? Buongiorno, grazie ad Antonio, sono preside alla Malerba da 18 anni e quindi ho un pochino il polso della situazione perché ho avuto modo di assistere ai cambiamenti, alla crescita anche del ruolo della scuola in questo quartiere. È una scuola che comprende 7 plessi dislocati in zone molto diverse del quartiere Picanello e quindi alcune sono situate in aree con profonde sacche di povertà, altre invece in zone abbienti con professionisti. E quello che si è fatto durante questi anni è stato quello di fare convivere queste realtà anche all'interno delle classi, sempre con l'aiuto, il supporto e la collaborazione delle famiglie. Questo si è rivelato nel tempo una grande ricchezza, perché le famiglie, i ragazzi che provenivano dalle famiglie abbienti, hanno trainato le classi e quindi hanno aiutato i ragazzi che venivano da condizioni di povertà educativa a promuovere la loro formazione. Gli insegnanti hanno molto collaborato in questo ed hanno anche si sono formati per poter mettere delle strategie inclusive che hanno permesso di curare le eccellenze ma contemporaneamente di attenzionare e curare le fragilità dei bambini e dei ragazzi più svantaggiati.
questi nel tempo ha fatto sì che la scuola diventasse anche una scuola innovativa e tra le scuole regionali, e accogliamo anche la formazione dei docenti. Questo significa che l'essere, trovarsi in un'area a rischio non è uno svantaggio, ma un vincolo può diventare una grande opportunità, perché questo ha suscitato impegno da parte di tutti per fare in modo che tutti potessero avere il meglio della formazione. Benissimo. Naturalmente siamo stati aiutati tantissimo dalle realtà presenti nel territorio, la scuola si è sempre agganciata alle associazioni e anche l'amministrazione comunale, con tutti i suoi limiti, è stata sempre presente, e così la municipalità, le associazioni sportive, ma soprattutto sono stati i fondi europei che hanno permesso, già con la programmazione del 2007, di poter ampliare il tempo scuola con attività di laboratorio. Nonostante non avessimo tutte le classi a tempo pieno, anche se facevamo richiesta, il budget ministeriale non lo permetteva, però i fondi europei hanno permesso di aprire la scuola, laboratori, e quindi i ragazzi, ecco, venivano tirati dentro la scuola e c'era la possibilità di non stare in giro a fare cose che poi li portano a delinquere o allo spaccio. Volevo chiederti, appunto, in maniera da far comprendere al meglio, l'offerta formativa dell'istituto. C'è la scuola dell'infanzia, mi sembra, la primaria e la secondaria di primo grado. Quanti alunni ci sono in tutto? Allora, sono circa 1000 alunni. E in questo momento c'è una flessione perché c'è stato il periodo di 1200, ora siamo intorno ai 1000 perché c'è un decremento delle nascite, e quindi la scuola risente, diciamo, di questo andamento demografico. Però ci sono molti bambini stranieri e anche di prima immigrazione, quindi ecco, anche questo richiede un'attenzione molto particolare, perché arrivano bambini che non parlano la nostra lingua, e quindi tanti percorsi sono stati fatti di italiano come L2 anche per rendere inclusiva. La scuola è anche accogliente dal punto di vista dell'inclusione della disabilità. Abbiamo 95 alunni disabili, anche di questi molto gravi, però ecco, tutti questi bambini e ragazzi noi li consideriamo una grande ricchezza, perché anche questa diventa una sfida per far comprendere come la diversità e la solidarietà devono fare parte di un percorso formativo della persona, così come quello della cittadinanza attiva. I ragazzi hanno partecipato a tantissimi progetti di normative, leggi che sono state promosse dal Senato, abbiamo vinto anche dei concorsi a livello nazionale, il concorso sulla Shoah, siamo stati premiati direttamente dal Presidente della Repubblica, hanno vinto i lavori della scuola media, e hanno vinto anche 3 primi premi con delle storytelling con l'Università, il Politecnico di Milano. Quindi questo, diciamo, è il sano orgoglio del lavoro portato avanti insieme con i docenti, che sta a significare che quando ci si lavora bene, anche una scuola in un territorio a rischio può raggiungere dei grandi e importanti risultati con i bambini, ecco, che sono del quartiere. Se tu sei direttamente interessata, però io ho avuto modo davvero di conoscere alcuni docenti della scuola, che giudizio dai di questi docenti, il loro impegno dentro la scuola ma anche vedo fuori, no? Sì, in questi anni come si è evoluto questo rapporto? In questi anni si è costruito molto come organizzazione. L'organizzazione è intesa come un organismo vivente che vive
nel benessere delle persone, quindi sia come leadership partecipata, e quindi c'è stata una conduzione della scuola che vedeva un capo che però condivideva, ecco, con gli altri la progettazione, e quindi c'è stata grande partecipazione e soprattutto impegno nella formazione, persone che non si sono allontanate dalla scuola nonostante le difficoltà dell'insegnare in un'area a rischio, che invece sono formate, specializzate, e alcuni di questi sono diventati anche formatori di Impara Digitale e fanno formazione in tutta Italia. Addirittura, benissimo. E tu dicevi appunto che però nonostante vi sia la prevalenza di un basso reddito, se capisco bene, di famiglie con un reddito assai basso e quindi anche con un livello di istruzione, diciamo, abbastanza basso, però c'è anche un miscuglio, la presenza, cioè, non solo di famiglie in difficoltà, ma anche di famiglie abbienti, soprattutto in alcune succursali, in alcuni plessi della scuola. E, appunto, questo incontro, no? In termini di strutture, il tempo pieno da chi è fruito, ad esempio? A livello di scuola dell'infanzia, a livello di scuola media, volevo, diciamo, approfondire questo aspetto, il tempo pieno, che è veramente un dato qualificante e importante. E il tempo pieno lo richiedono tutte, le famiglie, diciamo, che sono più abbienti, le mamme lavorano e quindi hanno bisogno che i bambini vengano custoditi in un ambiente sicuro, e pian piano è cresciuta anche la richiesta da parte delle mamme che non lavorano e che quindi provengono, non perché non lavorino, ma che provengono da contesti, diciamo, di maggiore svantaggio socioculturale, perché pian piano è passato il messaggio che rimanere a scuola è benessere per i propri figli, e che possono imparare a crescere le loro competenze su vari aspetti. Abbiamo fatto teatro, musica, tecnologie, approfondimenti di lingue, le certificazioni sono state date gratuitamente tramite finanziamenti ai nostri ragazzini, quasi tutti hanno le certificazioni Trinity di diversi livelli e partecipano alle gare di matematica della Bocconi, le Olimpiadi di astronomia, e queste sono attività che abbiamo fatto con accordi con l'università, e quindi sono stati del tutto gratuiti, quindi hanno permesso a tutte le famiglie di fare partecipare i propri figli. Benissimo, anche questo è un elemento davvero importante. Tu accennavi ai fondi europei, che sono stati un po' la chiave di volta per irrogare, per offrire alla cittadinanza, agli studenti, ma anche alle famiglie più servizi. Cosa è successo, insomma, in questi anni? Tu in 18 anni hai potuto misurare anche l'evoluzione, diciamo, no? del quartiere, degli studenti, e c'è questo dato positivo che giustamente sottolineavi, di famiglie anche meno abbienti, di donne che non sono impegnate in percorsi lavorativi, che però chiedono in maniera sempre più crescente il tempo pieno per i propri figli. E intanto, ecco, le scuole, dal punto di vista strutturale ci sono stati dei problemi, perché le richieste di riparazioni sono state fatte soltanto in casi urgenti, perché anche qui, diciamo, è un problema dell'ente locale e di finanziamenti. Però, ecco, li abbiamo avuti vicini nei momenti di difficoltà, quando ci sono stati, e quindi le riparazioni per la messa in sicurezza delle scuole, bene o male, si sono avute. I finanziamenti europei hanno permesso poi di riqualificare tantissimi ambienti dal punto di vista dell'arricchimento degli arredi e delle strumentazioni scientifiche. Abbiamo potuto fare laboratori di scienze, abbiamo potuto fare laboratori di informatica, di lingue, abbiamo potuto realizzare
e riqualificare anche degli ambienti per la scuola dell'infanzia, riqualificare degli spazi aperti come per esempio in Via De Caro è stato fatto tutto un orto per i bambini, possono giocare e quindi diciamo tutto questo ha arricchito l'offerta della scuola, perché la crescita della qualità dell'offerta cresce sia con la formazione degli insegnanti, con la crescita del tempo pieno, ma anche con le strumentazioni, le infrastrutture che ci sono e sono presenti. Quindi adesso anche diciamo tutte le attrezzature per lavorare sul coding, l'intelligenza artificiale, la robotica, e quindi bisogna aprirsi a quelle che sono le prospettive di lavoro del futuro di questi ragazzi. Bene, bene. E quindi diciamo nel pomeriggio si svolgono attività nella scuola, io perché ho avuto l'esperienza di una scuola aperta, no, al territorio, al quartiere. Sì, abbiamo anche tentato di costituirci come comunità educante. Per tanti anni questa scuola è stata una REP, cioè una rete educativa prioritaria, un'articolazione minore dell'osservatorio d'area provinciale, e quindi facevano parte della scuola le scuole vicine, in particolare il Marconi, il Nautico, quindi come scuole superiori, poi c'erano le parrocchie, gli oratori, le associazioni e anche la scuola del presidente Pellizzeri, che è l'Italo Calvino. Sì. E abbiamo lavorato per tanti anni insieme, supportati dalla OTP, che era Grazia Messina e che lavorava appunto per l'USR Sicilia come distaccata operatrice appunto pedagogica, e attraverso questa rete sono stati portati avanti tante progettualità. In particolare una ricercazione è stata condotta proprio con i bambini delle seconde elementari, si facevano le rilevazioni con il test del Cornoldi per rilevare delle carenze dal punto di vista linguistico e logico-matematico, e poi ecco questi bambini abbiamo avuto modo di inserirli in un programma di recupero di queste attività anche dal punto di vista logoterapico, e abbiamo avuto modo di recuperare tantissimi bambini e le loro competenze linguistiche, che sono trasversali e sono importantissime per l'apprendimento. Quindi diciamo si conferma una scuola che, nonostante diciamo le difficoltà che pure vi sono di contesto, si conferma una scuola che è un vero e proprio presidio, diciamo, civile e anche democratico, diciamo in questo modo, perché la scuola è davvero la prima istanza democratica di questo paese, aperta a tutti. E ti volevo dire, in ultimo, chiudiamo questa parentesi sulla scuola. Tu accennavi ai rapporti col comune, nonostante le difficoltà, dici, però nei momenti di maggiore difficoltà me li sono trovati, sì, accanto. E ora facciamo un salto un attimo dall'osservatorio, visto che svolgi anche questa importante funzione, coordinatrice del tavolo dedicato appunto alla dispersione scolastica, come sono adesso i rapporti diciamo col comune dal punto di vista della scuola e anche un attimo dal punto di vista dell'osservatorio? Beh, sono abbastanza presenti, naturalmente si mettono a disposizione le risorse che ci sono, però c'è cambiata anche la cultura del rapporto tra le istituzioni, e quindi scuola e amministrazione comunale, c'è una maggiore vicinanza, e questa l'abbiamo sentita anche negli incontri dell'osservatorio del tavolo 1 della prefettura, dove appunto gli amministratori sono stati presenti e hanno messo a disposizione le loro competenze e il loro servizio per poter portare avanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Parlo per esempio della richiesta che è stata fatta della
rinnovo di una piattaforma informatica già presente a livello comunale, però obsoleta, che potesse migliorare le segnalazioni per quanto riguarda l'inadempienza scolastica. E questa piattaforma è stata acquistata, ora siamo in attesa che venga messa in funzione, quindi già delle cose concrete sono state realizzate. Bene, questo, sperando appunto che resti, che entri in funzione il più presto possibile questa piattaforma, perché i dati sono davvero essenziali, no? Sì. Per poi intervenire in maniera mirata. Passiamo un attimo all'ufficio diocesano. Come è nato l'ufficio diocesano? Che mi sembra sia il primo in Italia dedicato al tema appunto della devianza minorile, della dispersione scolastica. Allora, l'ufficio è stato voluto dall'arcivescovo Monsignor Renna, che ha recepito questo grave fenomeno che era presente nella nostra città, e quindi ha istituito questo ufficio proprio perché si occupasse di questa problematica. E devo dire che sono stati fatti in 2 anni, perché è stato costituito nell'ottobre del 2022, tante azioni sono state portate avanti. Intanto hanno aderito tantissimi volontari, ci sono professionisti, ci sono pediatri, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, avvocati, sociologi, e quindi tanti professionisti che collaborano, docenti che umilmente si sono messi a disposizione delle parrocchie, degli oratori, e quindi hanno cominciato con laboratori, con attività di aiuto allo studio. Poi pian piano però si è creata una rete più ampia, e quindi abbiamo stipulato un accordo con l'università, e anche questa è una cosa molto innovativa, perché c'è la possibilità dei tirocinanti di tante facoltà di poter svolgere il proprio tirocinio negli oratori, e questo è partito. Quest'anno abbiamo seguito 18 tirocinanti di giurisprudenza, di sociologia, di scienze della formazione, di scienze politiche, che hanno collaborato con noi e stanno facendo esperienza di ricerca e di progettazione, quindi ci aiutano anche a rilevare dati presenti nel territorio, bisogni e criticità, e organizzare insieme con l'università e i docenti dei vari dipartimenti, in particolare coordina questo lavoro la professoressa Teresa Consoli, che ringrazio. C'è in previsione anche la progettazione della creazione di uno sportello multifunzionale da realizzare in un territorio a rischio, e quindi di lavorare insieme. Un'altra percorso importante è stato quello della stipula dei PCTO per i ragazzi delle... Cosa sono i PCTO? Il PCTO è l'alternanza scuola-lavoro, sono i percorsi di alternanza scuola-lavoro che i ragazzi del triennio delle superiori svolgono nelle aziende, e quindi tramite il progetto Gli Amici di Rosso Malpelo, che è sempre stato voluto dal nostro arcivescovo, sono stati stipulati questi accordi con diverse scuole, il Ferrarin, il Manga, Boggiolera, e quindi questi ragazzi sono venuti a fare attività di alternanza scuola-lavoro negli oratori, esperienze che si sono rivelate molto costruttive, sia per i ragazzi che li frequentano, ma anche per gli obiettivi che noi volevamo conseguire e raggiungere. E poi c'è stato naturalmente tanto lavoro di, insieme con l'università, il professore Colloca, di informare e formare operatori pastorali presenti nei vari vicariati, e quindi siamo stati in giro per tutta la diocesi informando sul lavoro che sta facendo anche il tavolo 2 per quanto riguarda la mappatura dei bisogni della città. Benissimo, quindi un lavoro che riguarda tutta la diocesi,
cioè significa la provincia, diciamo, certo. No? Catania è provincia, sì, quindi sì. Un'area molto vasta. E ci sono già stati parecchi incontri. Sì. E anche lì c'è, diciamo, l'obiettivo principale di quello di supportare queste realtà per la costituzione di comunità educanti, dove noi arrivavamo e cercavamo di capire l'associazionismo presente, le scuole, la parrocchia, di mettersi insieme per poter fronteggiare la povertà educativa. Questo ci andiamo tra un attimo a proposito dell'osservatorio. Volevo introdurre un attimo il lavoro dell'osservatorio. Mi sembra che siano quasi ormai 3 anni che si è stato istituito per volontà della prefetta. Ci puoi dare uno sguardo d'insieme, insomma, sull'attività finora svolta dall'osservatorio e i risultati che sono stati raggiunti? Allora, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, come ho già detto, abbiamo lavorato sulla piattaforma. E poi, per quanto riguarda invece la progettualità, ecco, l'impegno è stato quello della costituzione delle comunità educanti, e quindi sono state anche fatte delle proposte, soprattutto da parte vostra, per quanto riguarda le linee guida relative ai patti territoriali. E quindi, perfezionando questo lavoro, ci impegneremo a metterlo a disposizione delle varie realtà. Per quanto riguarda le scuole pilota, ecco, sono state individuate dei territori a rischio e quindi, insieme con gli altri due tavoli e con la supervisione del prefetto, sono state individuate 6 scuole che sono diventate scuole pilota, in cui sono state realizzate delle sperimentazioni per poter capire quali strategie potessero essere più idonee proprio per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica. E su questo si sta lavorando molto. E un risultato molto positivo è stato quello dell'accordo che è stato fatto con la direzione del quotidiano La Sicilia, e il 23 di maggio c'è stata la pubblicazione di un inserto speciale in cui i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza dei loro territori, e quindi già è un obiettivo importante, perché lì abbiamo coinvolto ragazzi, abbiamo coinvolto le famiglie, abbiamo coinvolto la scuola, i docenti, e poi c'è la presenza delle forze dell'ordine, che hanno messo a disposizione anche tanta progettualità per quanto riguarda, per esempio, il supporto nei progetti sulla legalità attraverso lo sport, oppure, per esempio, un altro filone importante di cui si è occupato il tavolo è stato quello dell'affido culturale, nato da un'idea del professore Vecchio, garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi anche questo, insieme con l'associazione Famiglie per l'Accoglienza, si sta lavorando perché possa essere diffuso questo meccanismo, che permette a famiglie, a single, di adottare temporaneamente dei ragazzi in povertà educativa e prenderli in carico anche per un pomeriggio, portarli a teatro, a un concerto, a una visita, un'uscita anche naturalistica, proprio perché possono avere uno sguardo oltre il proprio contesto di vita. Benissimo. Allora, tu hai introdotto il tema delle comunità educanti, un tema davvero importante. Possiamo darne una primissima definizione come alleanze forti e strutturate tra mondo della scuola, mondo del volontariato, parrocchie, ma anche istituzioni. E tu nel tavolo prefettizio, insieme al coordinamento, monitoraggio PNRR, insieme al comitato per il contrasto alla povertà educativa, ti batti molto in questa direzione, che è un dato di assoluta necessità. Basta guardare i livelli di dispersione scolastica della nostra realtà, tra i più alti d'Italia, quelli della devianza giovanile.
perché appunto abbiamo bisogno di alleanze significative, forti, strutturate tra mondo del volontariato e scuola, che però parrocchie e istituzioni. Al centro sta la scuola e attorno alla scuola, ai suoi programmi, diciamo, didattico-educativi, poi ruoterebbe tutto un mondo. Forse la scuola da sola davvero non ce la può fare in questa situazione. E io penso che nessuna agenzia educativa da sola può affrontare i problemi complessi. A un problema complesso occorre una risposta altrettanto, diciamo, complessa, e quindi un problema va affrontato da diversi punti di vista. Bisogna mettere insieme le forze e le competenze. La scuola è il servizio di istruzione e di educazione, mette a disposizione locali, mette a disposizione strumentazioni, mette a disposizione anche risorse umane, però poi per poter fronteggiare determinate problematiche abbiamo bisogno dei servizi sociali che si occupano delle famiglie e dei centri aggregativi per l'accoglienza dei ragazzi anche nei momenti in cui la scuola non è presente, e quindi c'è bisogno dell'associazionismo, delle cooperative, c'è bisogno degli oratori che stanno nascendo nei vari territori e sono ben attrezzati e che permettono di funzionare, di occuparsi dei ragazzi anche durante l'estate per il GREST. C'è bisogno del consultorio per poter dare un supporto alle mamme, c'è bisogno del di tutti. Certo. C'è bisogno di tutti, e quindi più si è e meglio è, perché ognuno dà il proprio contributo. C'è bisogno dell'università. Cioè, all'Università di Catania veramente si è mostrata molto sensibile a queste problematiche e ha dato un supporto veramente significativo per l'osservatorio, a cominciare appunto dalla rilevazione dei dati, dalla costruzione della mappa dei bisogni che è stata consegnata agli amministratori comunali per dire questa è la città, questa è la realtà che va gestita, e pian piano è questa mappa si amplierà, perché per il momento è stata realizzata soltanto per il comune di Catania, poi pian piano anche per l'Interland catanese. E niente, la rete è fondamentale, non si può fare a meno di lavorare in rete. Io tornerei, e poi davvero ti lasciamo ringraziandoti davvero per questo contributo. Tornerei un attimo sulla povertà educativa. Ognuno, come hai già detto, deve fare la propria parte, non perdendo di vista i dati strutturali. Cioè, il paradosso italiano è che laddove c'è più bisogno di questi servizi ce ne sono di meno. È inutile citare il caso di Catania, ma del Mezzogiorno e tutte le grandi aree metropolitane, poi del Mezzogiorno in modo particolare. Però nonostante questo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Tu stai lasciando un segno in questo quartiere, perché seppure non ancora formalizzata, non strutturata, tu citavi i patti educativi, che sarebbe un passaggio davvero essenziale, però una comunità educante, seppure informale, esiste, diciamo, ne parliamo un po', c'è la presenza di Save the Children, ad esempio, se non sbaglio. Sì, questo è un altro aspetto molto importante, grazie per avermelo ricordato, perché appunto nel quartiere funziona un polo mille giorni che è stato realizzato con i fondi della Fondazione Cuore dell'Enel e che è gestito da Save the Children e da Talita Kum, quindi vedete come fondazioni e associazioni, ma anche il comune ha messo a disposizione i locali, e quindi è nata questa realtà bellissima con cui siamo in rete, e quindi le famiglie, soprattutto quelle con grandi difficoltà, problematiche e fragilità, vengono accompagnate e supportate. I bambini possono usufruire di servizi di nido, nel pomeriggio ci sono attività ludiche e ricreative dei bambini insieme con i propri figli, proprio per
per abituare le giovani mamme ad occuparsi in maniera positiva ed efficace dell'educazione dei propri bambini. E poi ci sono anche interventi che insieme con loro abbiamo fatto con dei bonus spesa, bonus per acquisto di farmaci e di altri presidi che sono stati forniti proprio per le famiglie che si trovano in grave situazione di disagio economico. Questo a significare che i primi 1000 giorni di vita di un bambino sono estremamente importanti e che segnano il futuro di un bambino, e quelli vanno vissuti bene. Quindi dovrebbero nascere tantissimi di questi servizi della primissima infanzia. 0-3 anni è un'età importantissima della vita dell'essere umano, e quindi anche questo è un altro obiettivo che dovremmo, diciamo, porci come comunità educante all'interno dei nostri, diciamo, obiettivi. Benissimo. Ultimissima davvero, poi finiamo. 18 anni qui, diciamo, hai avuto modo di misurare cambiamenti, trasformazioni. Come vedi il futuro? Nonostante tutto, appunto, vi sono davvero germi molto importanti e positivi dentro una situazione che non dimentichiamo mai essere complessa. Però tu che cosa ti aspetti nel prossimo futuro? Una crescita ancora ulteriore, una presa di coscienza sull'importanza di quello che dicevi, 0-3 anni, la richiesta anche molto importante dei ceti meno abbienti, di servizi, di tempo pieno. Ecco, tu se dovessi immaginare da qui a qualche anno la cosa, come si evolverà? Io sono sempre molto positiva e penso positivo. Già dal punto di vista normativo esiste questa, diciamo, questo percorso dei servizi 0-3 anni. Bisogna piano piano che formazione, università, regione e lo Stato, ecco, lavorino di più insieme per poter agganciare questo importante periodo di vita. E quindi io penso che questo veramente sarà il futuro e si potrà realizzare. Io sono positiva perché credo nell'essere umano, credo nel benessere che c'è presente. C'è tanta gente di buona volontà, ci sono tante associazioni che lavorano e si impegnano e che devono fare sentire di più la loro presenza e la loro voce. Devono essere più forti, più consapevoli che in loro c'è un forte potere. Ecco, deve crescere l'empowerment di queste realtà, perché loro possono incidere e possono anche cambiare determinati meccanismi istituzionali, perché in realtà siamo una grande forza che però non si fa sentire abbastanza. E poi io credo nella resilienza, credo che tutti i meccanismi, ecco, quelli positivi alla fine sconfiggono quelli negativi, perché la natura, anche quella sociologica, si autodifende. E quindi dobbiamo credere in questi meccanismi, esiste, ci vuole la buona volontà di tutti. Bene, noi abbiamo davvero concluso, ringraziamo la preside Agata Pappalardo per lo spazio che ci ha concesso. Noi continueremo a indagare un po' il mondo della scuola catanese, sicuri di trovare una grande ricchezza nelle scuole. Uno dei temi di fondo è quello di creare sinergie, alleanze forti tra mondo della scuola e mondo del volontariato, parrocchie, con un intervento forte in grado di concentrare e integrare risorse significative nella creazione di alleanze educative e quindi di comunità educanti in grado di far fare un salto di qualità nella cura dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Arrivederci e grazie.